città Castelnuovo Monti a 24 ore dalla forte scossa di ieri. La situazione è sotto controllo, restano i 19 sfollati, nuove case dichiarate parzialmente inagibili. Gli eventi tellurici non si prevedono con esattezza, ribadisce il presidente del Consiglio nazionale dei geologi. Intanto Franco Gabrielli annuncia di agire penalmente contro chi prevede le scosse. A Casalgrande i volatili muoiono sotto il suolo intrappolati in gabbia nel silenzio delle istituzioni e dei gruppi di animalisti. Due bambine di 10 anni di Codisotto di Luzzara si sono smarrite ieri a Suzzara durante un gioco escursione in Golena. Sono rientrate dopo 2 ore di ricerche. Due 35enni reggiani sono stati denunciati per porto abusivo di armi dai carabinieri di Toano che li hanno sorpresi in auto con due lame da 45 cm destinate a una probabile resa di conti. Un gesto dissacrante che mette tristezza, così Monsignor Massimo Camisasca si è espresso sulla bambola gonfiabile appesa ad una croce del Monte Evangelo a Scandiano. Intanto la procura valuta l'apertura di un fascicolo. Pastificio dall'Ari di Fabbrico, il giudice fallimentare ha negato il concordato preventivo, l'azienda ora è a rischio fallimento. Buonasera e bentrovati con l'informazione di ETV Teletricolore che si apre con gli ultimi aggiornamenti sulle verifiche post-sisma nel Reggiano, ancora in corso da ieri, quando alle 12.33 la terra ha tremato con una forte scossa di magnitudo 5.2 a 5 km di profondità con epicentro Fivizzano in provincia di Massa, in Toscana. L'evento tellurico ha riportato la paura anche nell'Emilia, che fa ancora i conti con i danni prodotti dalle scosse di maggio del 2012. E anche questa volta l'Emilia ha riportato danni. Ieri vi abbiamo raccontato dei 19 sfollati, ben 6 nuclei familiari che abitavano in una palazzina Peppa a Castelnuovo Monti, comune capoluogo della montagna, che vedete nelle immagini fornite dai tecnici della Videoleader di Carpineti. Poi del centro storico chiuso per la caduta di Calcinacci e Tegole. L'ultimo aggiornamento arrivato in redazione riguarda la chiesa di Ligonchio, che dai sopralluoghi è risultata inagibile, la casa di riposo di Busana. Parzialmente inagibile la scuola materna e primaria di Collagna. In via Capanna, torniamo invece in una frazione di Castelnuovo Monti, diverse case sono state dichiarate parzialmente agibili dai vigili del fuoco, ma non ci sono altri sfollati. Lo sciame sismico però continua. Da mezzanotte alle 8 in Lunigiana si sono registrate altre 110 scosse, quasi tutte strumentali, 14 oltre il magnitudo 2, la più forte di magnitudo 3.4 alle 3.56. Durante il summit che dicevamo si è tenuto questa mattina a Castelnuovo Monti è stato redatto un piano di aiuto anche agli anziani, tra questi ce ne sono con difficoltà motorie che vivono nel centro storico, provati a livello psicologico e che potrebbero trovare una diversa sistemazione per qualche giorno se non si sentono al sicuro nelle proprie abitazioni. Ma sempre la Videoleader di Carpineti ha raccolto per noi queste testimonianze, sentiamo. I danni si vedono, e nel vano della scala dell'ascensore sono ancora più visibili, la paura è stata tanta e nel male è andata bene. Io abito lì al terminaccio e c'erano i cavi dell'Ener che si spostavano e poi sono andato in casa, mi ho aperto la vetrina, ho spaccato bicchieri, ho rovesciato delle bottiglie, quadri, libri, no, è stata una scossa forte. Sì, ma ad ora qual è la situazione? Ce lo siamo chiesto e abbiamo rivolto queste domande al Presidente del Consiglio nazionale dei geologi per fare appunto chiarezza e per capire cosa dobbiamo aspettarci e come comportarci. Sentiamo l'intervista a Gianvito Graziano. C'è una relazione tra la scossa di ieri e quelle di maggio del 2012? No, sostanzialmente no, sono strutture geologiche che sono per certi versi anche collegate, però sono molto distanti e poi consideri, soprattutto sotto il profilo proprio della dinamica geologica, le scosse dello scorso anno avvengono per una tettonica di compressione, quindi tra zolle che si accavallano l'uno con l'altra, quella invece di ieri della Garfagnana e della Lunigiana
invece provengono da una tettonica distensiva, quindi tra zolle che invece tendono ad allargarsi. Come mai si è sentita così fortemente nel Reggiano, dottor Graziano? Perché comunque ha avuto una certa intensità, insomma, relativamente severa, quindi ben al di là di qualunque soglia di percezione. Insomma, la soglia di percezione generalmente si attesta intorno al 3 grado, al grado 3 della scala Richter. Si è sentita ovviamente in un intorno abbastanza grosso. Le devo dire, tutto sommato, il fatto di aver avuto un terremoto che il circuito centro si colloca a circa 5 km di profondità, non si è sentito in un raggio particolarmente elevato. Cioè con un terremoto più profondo probabilmente si sarebbe sentito addirittura in un cono ben più esteso. C'era un allarme su questo terremoto, dottor Graziano, perché c'è un suo collega Giulio Riga che sostiene che attraverso un metodo particolare non ancora validato appunto dal Consiglio si poteva prevedere, la scossa era stata prevista. Che cosa può risponderci in merito? Non è assolutamente una novità che lì il terremoto può avere, lo dicono le carte, lo dice l'INGV, lo dice la Commissione dei Grandi Rischi, lo dice la storia sismica di quell'area. Nel 1920 c'è stato un terremoto a Siviziano valutato a 6.5 della scala Richter, quindi nulla di nuovo sotto questo fronte. Stabilire poi che insomma, la previsione temporale, io credo che anche il collega non credo che l'abbia fatto, immagino di no, io non conosco i suoi studi. Sono dell'idea che non bisogna chiudere le porte a nessun tipo di scienza, ostracismo la scienza non deve porre, però penso che prevedere, siamo ancora purtroppo piuttosto lontano da una reale previsione temporale. Quindi comunque l'Emilia Romagna è ancora soggetta a questo continuo sciame sismico? Dobbiamo attenderci in Emilia Romagna come da altre parti d'Italia che il terremoto può avvenire, di questo dobbiamo essere certi, prima o dopo, come dire, tocca a tutti quanti, dobbiamo essere preparati, non dobbiamo avere paura del terremoto, dobbiamo avere paura delle nostre case. Se siamo sicuri che le nostre case resistono a un terremoto anche di magnitudo più alta, possiamo tranquillamente dormire a casa, dormire sonni tranquilli. E sulle previsioni di possibili scosse apparse su alcuni siti interviene severamente il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli, che annuncia di agire penalmente contro chi crea allarmismi. Sentiamo questa dichiarazione. Nessuno è in grado di stabilire quello che potrà essere il dispiegarsi delle ulteriori vicende. Se ci saranno altre scosse, se ce ne saranno di intensità uguale o maggiore. A riguardo, tramite voi, stigmatizzo, ma non lo stigmatizzo perché stiamo procedendo anche a norma di legge per perseguire penalmente chi anche sui siti dà indicazioni orarie, questa notte tra le ore tot e le ore tot. Queste sono cose che hanno solo un profilo criminale. Dare indicazioni per creare ulteriori tensioni e ulteriore preoccupazione nella popolazione. E lo ricorderete, ieri durante la scossa in sala del Tricolore c'era un incontro al quale ha partecipato anche il ministro Josefa Idem, il ministro delle pari opportunità. Poi c'è stata la scossa e il ministro è scappato via insieme a tutti i presenti, scortata dagli agenti di polizia. Però ieri si era negata, aveva rifiutato di rispondere ai colleghi reggiani che l'avevano intervistata, hanno provato a intervistarla sulla vicenda che la vedeva al centro delle polemiche sul mancato pagamento dell'ICI per una particolare trasposizione della sua prima casa in palestra. Dunque, oggi il ministro a Palazzo Chigi ha tenuto una conferenza davanti alla stampa in cui ha dichiarato: io sono un atleta, non una commercialista. Ho chiesto che tutto fosse fatto nel rispetto della legge, ci sono state irregolarità e me ne scuso, sanerò quello che c'è da sanare, non sono una cittadina infallibile ma una cittadina onesta. Così appunto ha detto il ministro, dunque a 24 ore dalla visita di ieri a Reggio, dopo il silenzio stampa appunto davanti ai colleghi reggiani. E intanto però non si è dimessa.
Adesso torniamo a parlare della cronaca di oggi. Due bambine di 10 anni della parrocchia di Codisotto di Luzzara si sono smarrite ieri mattina durante un gioco escursione in Golena a Riva di Suzzara nel Mantovano nell'ambito del CRES. Dopo le vane ricerche degli animatori e del parroco si è deciso di chiedere l'intervento dei carabinieri giunti in forze sul posto. Solo dopo un paio d'ore le due bambine hanno incontrato un ciclista al quale hanno chiesto aiuto facendosi accompagnare al centro del parco per essere riconsegnate agli organizzatori del campo estivo. Solo tanto spavento, dunque, anche se sono in corso accertamenti della magistratura per verificare la sussistenza a carico degli organizzatori del campo estivo di eventuali ipotesi di reato su vigilanza e tutela dei minori. In auto con due macete dalla lama lunga 45 cm, i carabinieri di Toano, durante un controllo stradale, hanno scoperto che due reggiani di 35 anni nascondevano sotto i sedili della vettura sulla quale viaggiavano le due armi da taglio. A tradire i 35enni e quindi a insospettire i militari è stato il nervosismo che i due non hanno saputo nascondere dopo aver mostrato i documenti. Per entrambi è scattata la denuncia per porto abusivo di armi. Gli inquirenti non sono riusciti a risalire all'impiego esatto che i due avrebbero fatto dei macete, ma si ipotizza una sorta di resa dei conti con antagonisti. Resta in carcere il fornaio Antonio Bevilacqua che giorni fa ha sparato al meccanico Luigi Govi raggiungendolo nella sua officina di San Polo. È però cambiato il capo d'accusa che passa da tentato omicidio a lesioni aggravate. Per Bevilacqua gli avvocati avevano chiesto gli arresti domiciliari, ma il giudice Giovanni Ghini, che ha modificato il capo di imputazione, non aveva comunque accolto la richiesta. Intanto giovedì prossimo Bevilacqua dovrà comparire in altri tre processi per minacce, in due dei quali la parte lesa è sempre Luigi Govi. Ci fermiamo per un primo stacco pubblicitario, tra poco con le altre notizie di Teletricolore. Bentornati in studio, prima di andare avanti con le notizie rivediamo insieme i principali fatti di oggi. Summit a Castelnuovo Monte a 24 ore dalla forte scossa di ieri, la situazione è sotto controllo, restano i 19 sfollati, nuove case dichiarate parzialmente inagibili. Gli eventi tellurici non si prevedono con esattezza, ribadisce il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, intanto Franco Gabrielli annuncia di agire penalmente contro chi prevede le scosse. A Casalgrande i volatili muoiono sotto il sole intrappolati in gabbia nel silenzio delle istituzioni e dei gruppi di animalisti. Due bambine di 10 anni di Codisotto di Luzzara si sono smarrite ieri a Suzzara durante un gioco escursione in Golena. Sono rientrate dopo due ore di ricerche. Due 35enni reggiani sono stati denunciati per porto abusivo di armi dai carabinieri di Toano che li hanno sorpresi in auto con due lame da 45 cm destinate a una probabile resa di conti. Un gesto dissacrante che mette tristezza, così Monsignor Massimo Camisasca si è espresso sulla bambola gonfiabile appesa ad una croce del Monte Evangelo a Scandiano. Intanto la procura valuta l'apertura di un fascicolo. Pastificio dall'Ari di Fabbrico, il giudice fallimentare ha negato il concordato preventivo, l'azienda ora è a rischio fallimento. Possibili sviluppi giudiziari sull'esposizione di una bambola gonfiabile sulla croce centrale del Monte Evangelo. Intanto sulla vicenda si pronuncia anche il vescovo di Reggio Guastalla che commenta un gesto per dissacrare che mette tristezza. Sentiamo. Sulla profanazione della croce centrale che si erige sul Monte Evangelo a Scandiano, dove martedì scorso è stata affissa una bambola gonfiabile con ambigui riferimenti, come la bocca coperta da un nastro, interviene Monsignor Massimo Camisasca, vescovo della diocesi di Reggio e Guastalla. Tre croci sul Monte Evangelo, una duplice vocazione, da dove la vista spazia sulla bellezza della natura che ancora rimane, ma anche un luogo di ritrovo per svago, sacrosanto, per riposo, ha commentato Camisasca. Anche il luogo di bravate che nascono spesso nient'altro che da superficialità, talvolta anche da una voglia di dissacrare che mette tristezza perché non conosce più i grandi alleati della nostra vita. Dio che parla sul monte, Cristo e la sua croce vuota perché è risorto, sottolinea Sua Eccellenza. E infine,
Chi aiuta a trattare i segni sacri come fossero segni del nulla, svuota il cuore dell'uomo e aiuta la disgregazione delle comunità. Mi piacerebbe incontrare chi ha messo quella bambola gonfiabile, ma forse lui ha già capito. Intanto sulla vicenda potrebbe aprirsi uno scenario anche giudiziario. In procura si valuta l'apertura di un fascicolo per identificare il responsabile del gesto. Per gli inquirenti potrebbe non trattarsi di una semplice bravata e pur sempre di cattivo gusto, quanto di un'offesa all'immagine della donna. Insomma, dietro questa singolare azione potrebbe nascondersi di tutto. E ci occupiamo ancora una volta della crisi che colpisce anche Reggio Emilia. Il giudice fallimentare del Tribunale di Reggio ha negato l'autorizzazione al concordato preventivo richiesto dal pastificio Dallari di Fabbrico. Questa decisione rende ora molto probabile il fallimento della storica azienda della Bassa, che ha una cinquantina di dipendenti e una sede pure nel Mantovano. Il no al concordato è giunto nonostante il recente accordo sul futuro dell'azienda raggiunto da proprietà e sindacati, ma non si esclude ancora una possibile acquisizione dell'azienda e del marchio da parte di altre società del settore. Volatili in gabbia che muoiono dopo una lenta agonia sotto il sole, una brutta storia che Teletricolore ha già segnalato nei giorni scorsi nel silenzio delle istituzioni preposte, ma anche dei gruppi di animalisti. Sentiamo di cosa si tratta. Una gabbia di circa 2 metri, alta 3, in via Botta a Casalgrande, dove i volatili entrano richiamati da un altro pennuto e poi una volta dentro sono destinati a un'agonizzante morte sotto il sole cocente. Una brutta storia, quella che arriva dal comprensorio ceramico e della quale la nostra emittente ha dato notizia nei giorni scorsi, quando un cittadino ci ha segnalato la sofferente fine alla quale sono soggetti i volatili che finiscono in questa gabbia. Una voliera sulla quale compare in evidenza il logo della provincia di Reggio Emilia. Nelle riprese realizzate pochi giorni fa vi abbiamo mostrato la sofferenza delle gazze ladre. Siamo tornati a vedere se qualcosa è cambiato, ma quello che le nostre telecamere hanno registrato è una evoluzione in negativo della vicenda con un volatile morto all'interno. Se l'obiettivo è quello di contenere la riproduzione dei pennuti nemici dei raccolti, le modalità di cattura degli stessi sollevano non poche perplessità. Stando a quanto raccontano gli abitanti del posto, nella gabbia apposta vicino ad una quercia visibile anche dalla strada, i volatili una volta finiti all'interno stramazzano soffocati dal caldo perché non c'è un pannello che li protegga dal sole. L'uccelliera infatti è all'ombra solo nel pomeriggio, ma durante le ore del mattino sono esposti al sole in una lenta agonia verso la fine. Sulla vicenda non si è ancora espresso alcun gruppo animalista. Torniamo alla cronaca della città. Raffica di arresti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, quelli effettuati dalla polizia di Reggio tra ieri e oggi. In manette sono finiti due magrebini che detenevano circa 40 grammi di cocaina in casa. Gli agenti hanno perquisito l'appartamento dove i due risiedevano dopo aver sorpreso in un ambiguo contatto in via Ferruccio Ferrari con un uomo in sella ad una moto, appunto uno di loro. Un terzo spacciatore è poi stato arrestato dalla mobile in Piazzale Europa proprio durante la cessione di una dose di eroina. Gli allenatori sportivi a scuola di defibrillatore, pronti a intervenire in tempi rapidi in caso di emergenza durante allenamenti e partite. Un corso è stato organizzato a Guastalla, concluso con una donazione degli amici del cuore. Ce ne parla Antonio Lecci. Questo è un apparecchio in grado di salvare vite umane, è un defibrillatore ed è importante saperlo usare, soprattutto quando si è in presenza di eventi con la partecipazione di tante persone. Anche nel settore sportivo questo è un apparecchio che, usato tempestivamente, salva vite umane. Il 70% degli arresti cardiaci avviene in presenza di qualcuno che potrebbe iniziare pratiche di rianimazione. Ogni 90 secondi in Europa un tentativo di rianimazione non ha successo perché è iniziato tardi. Se si potesse intervenire tempestivamente di fronte a un arresto cardiaco, in Europa si potrebbero salvare almeno 100.000 persone l'anno. Sono dati che fanno riflettere, che evidenziano come il massaggio cardiaco, magari unito all'utilizzo corretto del defibrillatore, sono in grado di evitare tanti lutti.
Per questo l'Associazione Amici del Cuore di Guastalla ha donato un defibrillatore alle società Guastalla Calcio e Unione Sportiva Saturno, i cui istruttori e allenatori si sono sottoposti a un corso tenuto al centro benessere dall'infermiere professionale Daniele Vezzali dell'emergenza urgenza dell'ospedale di Guastalla, allo scopo di insegnare le pratiche rianimatorie a persone che sono sempre presenti alle gare di queste squadre. Il soccorso immediato può essere praticato non solo in caso di malori di atleti in campo, ma anche verso persone del pubblico. Dunque, anche a livello locale si amplia la possibilità di prestare un aiuto immediato e fondamentale per salvare vite umane in caso di emergenza sui campi di calcio o nelle palestre. Stamattina, durante il corso di pratiche di rianimazione e di uso del defibrillatore, i responsabili degli Amici del Cuore hanno donato ufficialmente l'apparecchio salvavita ai dirigenti di Guastalla Calcio e Saturno, alla presenza degli operatori istruiti per gli interventi di emergenza. Ci sono province come quella di Piacenza in cui la diffusione dei defibrillatori e la preparazione degli operatori ha permesso un calo della mortalità per crisi cardiache di quasi il 50%. Nel Reggiano si è ancora lontani da questi numeri, ma si spera di poterci arrivare con l'impegno di tutti. Restiamo nella bassa. Anche Novellara ha celebrato la sua notte bianca con sfilate di moda e spettacoli, ma tra i protagonisti c'è stata sicuramente la sempre amata pizza. Due giorni di festa, con tanto di notte bianca anche per Novellara nei giorni scorsi, dopo che un anno fa la stessa iniziativa era stata sospesa a causa dell'emergenza terremoto. Notte bianca, danze, musica dal vivo, artigianato, ma anche una sfilata di moda hanno animato la zona di Piazza Unità d'Italia nel cuore della cittadina, con tanta gente che ha approfittato degli spazi gastronomici per trascorrere qualche ora in compagnia. Un evento promosso dal Comitato Turistico Citinove, Gruppo Arginone, commercianti, artigiani dell'Associazione Novellara Viva. Ma tra i protagonisti dell'evento c'è stata sicuramente la pizza, cotta nei forni a legna distribuita in quantità industriale tra i tavolini sparsi sulla piazza. E poi gli aquiloni, le scuole di ballo che hanno proposto le loro esibizioni in Corso Garibaldi, fino a una mostra fotografica, gruppi musicali sparsi tra piazze e strade del centro storico, il trucca bimbi fino a un concerto corale nella piazzetta antistante l'oratorio. C'è stato spazio pure per un concerto rap quasi declamato dal balcone di uno dei palazzi storici della via che collega l'antica Rocca alla piazza principale novellarese. Sono tornato da un periodo buco, illumino il mio buio senza aiuti da nessuno, aiuterò qualcuno senza l'ombra di un rifiuto, illumino il mio buio senza aiuti da nessuno, aiuterò qualcuno senza l'ombra di un. Infine gli artisti di strada, il lancio delle mongolfiere, ancora il pane cotto nei forni a legna per arrivare alla sesta edizione del Bici Blues, una pedalata in compagnia nelle valli fra musica e gastronomia. Nel pomeriggio, mentre il caldo si faceva veramente sentire, per i più piccoli in piazza anche aquiloni e palloncini, la festa si è conclusa con un momento di moda che ha proposto le novità dei negozi della zona. Ci fermiamo per un secondo stacco pubblicitario, a tra poco. Teletricolore Meteo. Il meteo è offerto da Otto LED vi invita nel grande centro specializzato Materassi, dove troverete le più moderne soluzioni per migliorare il vostro riposo. Otto LED, nella zona industriale, a Corte Tegge di Reggio Emilia. Previsioni meteo per domani domenica 23 giugno. Al mattino in pianura sereno, dal pomeriggio in pianura sereno, poco nuvoloso, sui rilievi nuvolosità variabile. Temperature minime del mattino comprese tra i 19 gradi in pianura e poi le massime nel pomeriggio fino ai 31 gradi, sempre in pianura. Teletricolore Meteo. Il meteo è stato offerto da Otto LED vi invita nel grande centro specializzato Materassi, dove troverete le più moderne soluzioni per migliorare il vostro riposo. Otto LED, nella zona industriale, a Corte Tegge di Reggio Emilia. E adesso la pagina degli appuntamenti, sempre per domani domenica al Parco della Resistenza di Scandiano, la festa dei volontari della Croce Rossa. Al Parco dei Salici di Reggiolo prosegue la festa della birra con Cristina D'Avena e Game Boy. All'oratorio di Cavriago festa di San Giovanni alle 21 al teatro di Casalgrande, concerto lirico in ricordo di Ferruccio Tagliavini. Ai Chiostri di San Pietro in città alle 20 l'ultima replica dell'opera equestre Saga Il Canto dei Canti, mentre a Brescello si conclude il Festival del Cinema. Prima di salutarvi riascoltiamo ancora una volta insieme i principali fatti di oggi. Summit a Castelnuovo Monte a 24 ore dalla forte scossa di ieri. La situazione è sotto controllo, restano i 19 sfollati in nuove case dichiarate parzialmente inagibili.
Gli eventi tellurici non si prevedono con esattezza, ribadisce il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. Intanto Franco Gabrielli annuncia di agire penalmente contro chi prevede le scosse. A Casalgrande i volatili muoiono sotto il suolo intrappolati in gabbia nel silenzio delle istituzioni e dei gruppi di animalisti. Due bambine di 10 anni di Codisotto di Luzzara si sono smarrite ieri a Suzzara durante un gioco escursione in Golena. Sono rientrate dopo 2 ore di ricerche. Due 35enni reggiani sono stati denunciati per porto abusivo di armi dai carabinieri di Toano, che li hanno sorpresi in auto con 2 lame da 45 cm destinate a una probabile resa di conti. Un gesto dissacrante che mette tristezza, così Monsignor Massimo Camisasca si è espresso sulla bambola gonfiabile appesa ad una croce del Monte Evangelo a Scandiano. Intanto la procura valuta l'apertura di un fascicolo. Pastificio dall'aria di fabbrico, il giudice fallimentare ha negato il concordato preventivo, l'azienda ora è a rischio fallimento. Il telegiornale di Teletricolore termina qui, noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata. We'll be right back.